Sinistri stradali, il bilancio 2015 della Polizia Stradale. Anfia, dati in crescita nel 2015 per il mercato dell'auto. Divieto di sosta, il Ministero dei Trasporti autorizza lo street control. Sicurezza del pedone, la sentenza della Cassazione. Buongiorno, bentrovati e buon anno da tutta la redazione del Targi Cristallo. Partiamo dal bilancio annuale della Polizia Stradale sugli incidenti stradali avvenuti nel corso del 2015. Ci sono stati oltre 73.000 sinistri, in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, mentre rimane preoccupante il dato invece sulle vittime della strada, con 13 morti in più rispetto al 2014. Nel bilancio della Polizia Stradale anche il numero delle patenti e delle carte di circolazione ritirate durante l'anno, entrambe hanno superato circa le 60.000 unità. Anche i dati riguardanti i controlli effettuati tramite tutor per gli eccessi di velocità, i controlli effettuati tramite etilometri, alcol test e drug test. Questi ultimi hanno evidenziato come gli automobilisti, i conducenti che sono stati fermati per guida in stato di ebbrezza sono stati quasi 25.000 e oltre 2.000 quelli invece fermati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tra i bilanci riferiti all'anno appena trascorso anche quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, questa volta invece sul mercato dei veicoli in Italia. In particolare nel mese di dicembre sono state raggiunte quasi 110.000 immatricolazioni, il 18,6% in più rispetto allo stesso mese del 2014. E in tutto l'anno, quindi in tutto il corso del 2015, le immatricolazioni hanno superato 1,5 milioni di unità, con un incremento del 15,7% rispetto all'anno precedente. Questa crescita, in particolare del 2015, è il primo anno di crescita dopo invece 6 anni di flessione ed è stato sottolineato dal presidente dell'Anfia Aurelio Nervo, affermando appunto che questa crescita del 2015 è un primo passo verso volumi di immatricolazione che si augura arrivino a quelle che possono essere le potenzialità di sviluppo del nostro paese. Parliamo ora di multe e di sosta vietata, perché con una circolare del Ministero dei Trasporti è stato stabilito che la Polizia Stradale possa utilizzare lo street control. Si tratta di un sistema di telecamere installato direttamente sul veicolo appunto della Polizia Stradale per permettere di accertare le auto in sosta vietata. Gli agenti quindi possono accertare le soste vietate senza scendere dalla propria auto, dovranno però preoccuparsi di annotare l'eventuale presenza dell'automobilista a bordo. Questa infatti è l'unica eccezione che annullerebbe di fatto la verbalizzazione dell'infrazione. Passiamo ora a una sentenza della Cassazione del 30 dicembre scorso, ha chiarito una problematica dedicata alla sicurezza per i pedoni, nel caso particolare in cui il pedone stia facendo jogging, quindi possa arrivare, diciamo, in fretta sulle strisce pedonali. La sentenza fa riferimento alla richiesta da parte di una ragazza, stava appunto facendo jogging, è stata urtata da un automobilista e aveva chiesto alla Corte di Cassazione di pronunciarsi in merito dopo che invece la Corte d'Appello aveva assolto l'automobilista. La Cassazione ha invece espresso, riferendosi all'articolo 191 del Codice della Strada, l'opinione che il conducente, se avesse prestato maggiore attenzione, avrebbe potuto vedere per tempo la podista. Ora siamo in attesa quindi di sapere come si pronuncerà invece nuovamente la Corte d'Appello. Io vi ricordo come sempre il numero della redazione 329 10 70 560, il sito internet iltargicristallo.it per rimanere aggiornati e vi do appuntamento alla prossima edizione.